Carissimi amici di YouTube, benvenuti in questa nuova lezione del corso di disegno manga di Marionetta Matta. Allora, le vacanze sono finite, vi ho dato tutto il tempo che avevate a disposizione per poter fare questo esercizio, nel frattempo l'ho fatto anche io, e quest'oggi finalmente vedremo i risultati, vi farò vedere tutti i vostri disegni. Purtroppo alcuni sono arrivati in ritardo e io avevo già montato il video, quindi purtroppo non li ho potuti inserire, però comunque vi ringrazio per averli comunque fatti. Per il resto il video sarà un po' più lungo del previsto perché, come sapete, i disegni sono tanti, le spiegazioni insomma vanno fatte in un certo modo e quindi anche se ho velocizzato come sempre insomma la mia voce e il video in generale, insomma comunque il video è risultato piuttosto lunghetto. Quindi direi di non perderci in chiacchiere, cominciamo subito con l'esercitazione e ci vediamo dopo per i saluti finali e vi spiegherò che cosa faremo nella prossima lezione. Allora, cominciamo con il disegno di Alexiel Murakami. Alexiel, stai diventando sempre più brava, devo dire che il disegno è veramente ben fatto, complimenti, sia nei particolari, sia per come lo hai colorato, per come lo hai caratterizzato, sia per il fatto che hai inserito questo tratto scuro in tutto intorno al personaggio, veramente ben fatto, i colori, i contrasti, è tutto veramente molto molto ben fatto, complimenti. Anche per quanto riguarda le proporzioni ci siamo, l'unica cosa che posso dirti è che questo piede andrebbe leggermente più giù rispetto, andrebbe all'incirca qua, rispetto appunto a quest'altro, perché in questo modo si va un po' ad enfatizzare la tridimensionalità del disegno stesso. Comunque per il resto è veramente un ottimo lavoro, complimenti. Passiamo al disegno di Chiara Capo. Allora Chiara, anche il tuo disegno è davvero carino, molto carino. Mi piace come hai caratterizzato il personaggio, mi piace che hai fatto questi capelli molto lunghi. Credo che sia una Vocaloid perché ha il microfono o una cosa del genere, insomma. Comunque è davvero molto molto carino. Andiamo adesso ad analizzarlo per vedere insomma se ci sono delle migliorie che si possono fare. Allora, guarda Chiara, vediamo, per quanto riguarda la testa e il corpo ci siamo, il torso ci siamo, forse le gambe sono un po' piccoline, un po' corte rispetto a tutto il resto. Vediamo un po' se riesco a fare qualche cosa per farti capire meglio. Allora, accorciamo leggermente il tuo disegno. Allora, per farti capire, le gambe a mio avviso andavano gestite in questa maniera. Magari fino a qui si faceva la coscia e poi si scendeva ulteriormente in questo modo, ok? All'incirca, anche di qua stesso discorso. Ora si confonde un po' tutto quanto perché si accavallano un po' i disegni, però nell'insieme insomma il discorso era questo qui, e cioè andava un pochino più allungata andavano un pochino più allungate le gambe. Vedi che in questo modo, insomma così come te l'ho disegnato io, il risultato nell'insieme diventa un pochino più convincente, no? Non credi? Ecco, per il resto però veramente ci siamo, è molto molto carino il tuo personaggio, avviciniamolo un pochino, ecco così, veramente molto molto simpatico, complimenti. E passiamo al disegno di Elisa Cornacchia. Allora Elisa, molto carino anche il tuo disegno, mi piace come lo hai caratterizzato e devo dire che stai facendo dei grandi passi anche tu in avanti. Allora, vediamo un po' se posso darti qualche consiglio. Per quanto riguarda le proporzioni, fino al torso, secondo me, ci siamo. Dopodiché, a mio avviso, le gambe sono un po' cortine. Forse non tanto le cosce, perché con le misure delle cosce, secondo me, potremmo esserci, quanto invece per quanto riguarda la parte più bassa, quindi i polpacci e il piede, che andrebbero allungati a mio avviso un pochino, leggermente di più, non tanto, però un pochino di più, così da rendere il disegno un po' più, come dire, proporzionato, ok? Quindi andrebbe fatta una cosa del genere. Vedi che anche in questo caso, facendo questo piccolo accorgimento, le cose, cioè l'immagine nell'insieme risulta un pochino più proporzionata. Però per il resto va veramente bene, complimenti. E passiamo al disegno di Gigi Proietto. Allora Gigi, grazie innanzitutto per avermi mandato anche tu l'esercitazione. Vediamo un po' di analizzare il tuo disegno. Allora, per quanto riguarda la testa ci siamo, anche se comunque c'è sempre il discorso del collo. Vedi che tu hai fatto il collo un po' spostato sulla sinistra, ok? Invece andrebbe fatto, cioè ricordati che il collo va ad appoggiarsi praticamente sulla nuca, dietro, ok?
ok? Quindi non può appoggiarsi così sulla testa come se fosse praticamente un elemento staccato dalla testa, come se la testa fosse appoggiata sopra come una biglia, no? Su un oggetto. No, la testa e il collo sono unite, sono due cose unite e quindi vanno unite nel giusto modo, ok? Il collo si attacca alla nuca e di qui va leggermente più in dentro, in questa maniera. Per quanto riguarda il braccio, andrebbe allungato leggermente, in questa maniera, e poi l'altro andrebbe fatto così, ok? Anche quest'altra parte andrebbe leggermente allungata e poi scesa in questo modo, ok? Perché ti ricordi, avevo detto che la mano doveva finire praticamente dietro. Per quanto riguarda il torace, eccolo qui, l'abbiamo tirato fuori, poi qui riparte e va a finire ad allargarsi sui fianchi, che si trovano più o meno qui, ok? Quindi questa è la linea dei fianchi, questa è la linea assiale, qui sotto c'è l'inguine, va bene? Dopodiché bisogna partire con le gambe, e tu le gambe le hai fatte un po' piccoline, vediamo un po' se posso fare qualcosa per farti capire meglio. Allora, anche in questo caso le gambe andrebbero allungate di più, qui andrebbe disegnato il ginocchio, anche di qua, quell'altro, e vedi che se andiamo a seguire una struttura, diciamo, di proporzionata, ci ritroveremo praticamente con un piedino e un polpaccio praticamente invisibili, vedete? Vedi? Questa zona qui è troppo piccolina, no? Allora, quindi, invece, se per fare il disegno proporzionato bisogna allungare ulteriormente questo, ok? E anche quest'altra gamba con il relativo piede. Ecco, come vedi, in questo modo la proporzione del disegno è un pochino più corretta. Quindi continua ad esercitarti, ricordati sempre che bisogna rispettare le proporzioni. Se non ti ricordi, hai dimenticato l'esercitazione sulle proporzioni, ti consiglio di andarti a rivedere il video, così almeno avrai un'idea più chiara. Concentrati sulle proporzioni, perché quello forse è il tuo problema. E passiamo al disegno di Sara la Spriter. Allora Sara, molto carino anche il tuo disegno. Vedo che in tanti vi siete buttati sul viola come colore, non so perché, però non lo so, probabilmente questa posa ispira al viola come colore, va bene. Comunque, questo disegno è un po' mozzato, quindi faccio un po' fatica a... Tanto avviciniamolo un po' di più, faccio un po' fatica a darti qualche consiglio nella parte bassa. Comunque, vediamo se riesco lo stesso ad aiutarti. Allora, per quanto riguarda la testa, ci siamo, brava, la testa è molto carina, molto caratterizzata, anche i capelli disegnati in questo modo, brava, veramente stai facendo dei passi da gigante. Per quanto riguarda il resto del corpo, per il torso ci siamo, tu hai finito praticamente con l'inguine qui, all'incirca, e quindi con le proporzioni ci siamo. Per quanto riguarda le braccia, sono un po' piccoline, perché questo braccio andrebbe praticamente allungato leggermente, quindi andrebbe teoricamente finito l'avambraccio qui e poi il braccio qui, ok? E poi dopo il braccio c'è la mano. Stessa cosa per quest'altro braccio, andrebbe allungata leggermente, comunque no, forse questo braccio invece è disegnato bene. Non mi sento di darti altri consigli. Forse mi concentrerei... Vediamo un po' le gambe. Vediamo, allora. Andiamo a restringere un pochino il tuo disegno. Ecco, e vediamo in che condizioni sono le gambe. Queste sono le cosce. E questa è l'altra parte. Quindi posso dirti che nell'insieme ci siamo, grosso modo ci siamo. Per quello ti dicevo, sono un po' confuso, perché non vedendo appunto i piedi l'immagine risulta un po' sfalsata. Nell'insieme grosso modo ci siamo, quindi brava, continua in questo modo. E passiamo al disegno di Sebastiano Munafò. Allora Sebastiano, complimenti anche a te per il tuo disegno. L'hai fatto dentro un camino, che è tutto scuro. No, vabbè, sto scherzando. Probabilmente questa è la fotografia che è venuta un po' scura. Comunque, allora, vediamo un po' se posso dare dei consigli anche a te. Per quanto riguarda la testa,
devo dire che è disegnata piuttosto bene, quindi va benissimo. Migliorerei un pochino di più le mani, perché sono un po' approssimate queste mani. Vedi, qui hai fatto questa specie di bozzo qua che non ha molto senso. Io farei più una cosa di questo genere, no? Ok, un po' più fluida. E qui andrei a enfatizzare un pochino di più il polso. Ok. Poi vediamo che cos'altro posso dirti. Vediamo, il torso. Grosso modo ci siamo con il torso. Ok, quindi diciamo che tu i fianchi li hai fatti qui. Questo è l'inguine. Forse il torso l'avrei fatto un pochino più accorciato, forse leggermente più allungato. Per quanto riguarda le braccia, andrebbero allungate leggermente. Quindi se tu qui fai il braccio, praticamente l'avambraccio deve arrivare qui, e poi andrebbe disegnata la mano, ok? All'incirca. Io fossi stato in te, avrei fatto l'inguine in questo punto, quindi sarei salito con i fianchi, e questa zona qui l'avrei, allora, questa zona qui l'avrei cancellata. E poi vediamo un po' di restringere un po' l'immagine. Ok. E poi forse avrei allungato un po' le gambe. Ok? Quindi avrei fatto una cosa del genere. Avrei allungato un pochino di più le gambe e avrei accorciato un pochino di più il torso. Questo, insomma, avrei fatto io, ok? Però, comunque, per il resto ci siamo abbastanza, insomma. Quindi va bene così. Grazie, Sebastiano. Passiamo al disegno di Anna Sassi. Anna, hai fatto un disegno bellissimo, disegnato benissimo, colorato in maniera eccellente, hai fatto delle sfumature veramente deliziose, e anche per quanto riguarda gli abiti del personaggio sono fatti veramente benissimo. Veramente non ho nulla da aggiungere, il disegno è fatto veramente molto molto bene, quindi anche le proporzioni, con le proporzioni ci siamo alla grande, e quindi posso solo dirti complimenti, continua così perché veramente il tuo disegno è eccezionale. Brava Anna! Passiamo al disegno di Lollo Luppi. Allora Lollo, veramente complimenti anche a te, hai fatto veramente un bel disegno. Mi piace molto come lo hai disegnato, mi piacciono molto questi occhi, sono fatti veramente molto bene. E mi piace anche il fatto che hai utilizzato l'elemento vento nel tuo disegno, quindi con i capelli e gli abiti che svolazzano. Questo movimento crea dinamismo e quindi è piacevole proprio a vedersi. Bravo, complimenti. Anche le ombre sono state fatte veramente molto bene. Per quanto riguarda le proporzioni ci siamo. Quindi veramente ottimo, ottimo disegno. Continua così perché stai andando alla grande. Bravo. Passiamo al disegno di Enrico, che ha inserito anche una vignetta. Sono figo perché ho il segno della cicatrice sulla benda. Ma perché questa cosa? Comunque va bene. Troppo forte, mi fate ammazzare dalle risate veramente. Comunque, allora andiamo ad analizzare questo personaggio, che è tipo un vecchietto, boh non lo so, perché vedo che ha le rughe, oltre ad avere la cicatrice sulla benda. Va bene, allora, vediamo se posso darti dei consigli al riguardo. Anche il tuo personaggio, secondo me, andrebbe un pochino stirato. Ti faccio vedere se io semplicemente vado ad allungare l'immagine. Allora, vediamo. Vedi come già... rispetto a prima, guarda, vedi come già rispetto a prima il disegno è più proporzionato. Ti faccio vedere com'era prima, vedi che è più schiacciato così, vedi? Quindi quello che posso dirti è che questo disegno andrebbe un attimino allungato, però chiaramente in questo caso non possiamo fare un allungamento tecnico utilizzando i vari strumenti che ci dà il programma, perché sennò si allunga tutto, pure la testa si è allungata in questo caso, mentre la testa andava lasciata così com'era. Quindi devi lavorare un pochino di più sulle proporzioni, perché effettivamente questa proporzione è un po' schiacciata rispetto a come dovrebbe essere. Vediamo un po' se posso farti vedere meglio
quello che intendo, quindi qui ci siamo, con il torso all'incirca ci siamo, qui io sarei sceso un po' di più per i fianchi e li avrei fatti qui, in questa posizione, poi l'inguine un po' più giù, come ho sempre specificato, e le cosce altrettanto, una qua e una qua, infine appunto i polpacci li avrei fatti qui e finiva appunto con con i piedi, anche le braccia, vedi, braccio, l'avambraccio l'avrei fatto un pochino più giù a scendere, vedi, in questo modo, con la mano che appunto va a finire dietro. E stessa cosa per quanto riguarda quest'altro braccio, leggermente più basso rispetto a come lo hai disegnato tu. Quindi concentrati un pochino di più sulle proporzioni, perché la testa è disegnata bene, il personaggio è caratterizzato molto bene, molto carino, quindi probabilmente il tuo problema, il tuo neo, sono proprio le proporzioni del corpo, ok? Grazie comunque. E passiamo al disegno di Aria. Allora, anche il tuo disegno, Aria, è molto carino, molto molto carino, tra l'altro è molto simile al disegno che ho fatto io, nel senso che comunque anch'io ho disegnato questo personaggio femminile con i pantaloncini e con praticamente la maglietta che dietro ha il cappuccio. Io il cappuccio ce l'ho tirato su, a me sembra che tu abbia disegnato una maglietta col cappuccio, perlomeno mi sembra che dietro ci sia un cappuccio quindi comunque poi tu hai fatto giacchetto chiuso, invece il mio aperto, però insomma ci siamo un po' telepaticamente copiati. Bene, allora vediamo un po' se posso darti dei consigli. Però devo dire che il tuo disegno è veramente fatto bene. Già colpo d'occhio mi dà l'idea che sia fatto bene. Vediamo, Sì, il tuo disegno è fatto veramente bene. Forse anche te avrei questa punta del piede. Se proprio devo darti un consiglio, proprio dobbiamo andare a vedere i particolari. Ecco, l'avrei fatta un pochino più allungata, in maniera tale che si creasse un pochino di più questo effetto tridimensionalità. Per il resto il disegno è veramente fatto bene, complimenti. E passiamo al disegno di Enrico Tonon. Allora Enrico, questo disegno è caratterizzato benissimo, complimenti davvero, perché mi piace molto come lo hai caratterizzato, questa specie di ninja della foglia non lo so, no, credo che sia più delle alghe, perché qui mi sembra di vedere delle alghe appiccicate sui fianchi, quindi non lo so, sarà il ninja delle alghe. Comunque va bene, il disegno è veramente molto molto carino, caratterizzato molto bene. Vediamo se posso darti dei consigli. Guarda, il tuo disegno secondo me è quasi perfetto, insomma, perché secondo me dovevi solo allungare, ma di pochissimo, le gambe per poterlo rendere veramente perfetto, fatto benissimo. Perché queste gambe sono un pochino... Che cos'è? Oddio, scusate. Perché queste gambe sono un pochino, un filino più corte rispetto a come dovrebbero essere. Guarda, ti faccio vedere. Andrebbero fatte qui. Ok? All'incirca. Quindi andrebbe allungata un pochettino la parte bassa, forse dovresti concentrarti, ecco, su questo particolare. Ecco qui. Ecco, vedi che già allungando leggermente di qualche centimetro le gambe, il disegno risulta già un pochino più proporzionato, insomma. Però per il resto ci siamo. Oh, adesso vi faccio vedere due disegni dei vecchi praticamente esercizi fatti da Vincenzo 14.000, che mi ha praticamente inviato molti disegni e che ci teneva che ve li facessi vedere. Ora, gli altri disegni, quelli che non hanno nulla a che vedere con il corso di disegno manga, li ho tenuti da parte per il prossimo vlog disegnato, Vincenzo. Questi che invece hai fatto per il corso di disegno manga li farò vedere, però per motivi di tempo non potrò darti dei consigli. Comunque, adesso che ti sei messo in carreggiata, potrai continuare ad esercitarti insieme a noi, e quindi in tempo reale, quando ci sarà da fare un esercizio, fallo, così che potrò darti i giusti consigli. Questo è il primo disegno, quello dell'uomo di Vitruvio, e poi abbiamo anche quest'altro, cioè il primo esercizio che vi ho dato da fare, e cioè il disegno del volto. Grazie Vincenzo. E passiamo ai disegni di Lion Uchiha, che mi ha fatto praticamente tutta la grafica di tutti i passaggi. Bravo, mi piace questa cosa, mi piace molto, perché mi dà modo di vedere appunto il procedimento nel complesso, il procedimento che tu hai utilizzato.
Guarda, Lion, devo dire che per me ci siamo, il disegno è caratterizzato molto bene ed è fatto anche bene a livello di proporzioni. Quindi sì, devo dire che ci siamo. Vediamo un po' se posso darti qualche consiglio. Guarda, secondo me ci siamo, va piuttosto bene. Quindi continua così, perché stai andando veramente nella direzione giusta. Bravo. E passiamo al disegno di Gabriele. Allora, Gabriele, grazie anzitutto per avermi inviato il tuo disegno, la tua esercitazione. Qui c'è scritto I love it. Lo amo. Cosa? C'è una C. Non lo so. L'amo comunque, vabbè. Probabilmente sarà una tua passione, una ragazza che inizia con la C, che ne so, Claudia, Chiara. Vabbè, quelli sono affari tuoi. Concentriamoci sul disegno. Allora, vediamo se posso darti qualche consiglio, Allora, la prima cosa che salta all'occhio è il fatto che hai praticamente messo la mano al contrario, ok? Perché praticamente la mano dovrebbe essere girata, dovrebbe vedersi non il palmo ma il dorso della mano, ok? Mentre tu praticamente l'hai fatta al contrario. Se tu provi a fare un occhiolino con questa posizione della mano, ti renderai conto che è una posa innaturale. Quindi magari, ecco, fai caso anche a questi particolari perché veramente bisogna cominciare ad entrare anche in quest'ottica, no? Nel fare delle posture anche che siano naturali, ok? Per il resto, anche a te, do lo stesso consiglio che ho dato prima, e cioè la testa non è un elemento estraneo appoggiato sul collo così come se fosse una biglia, ma è un tutt'uno con il collo. Quindi vedi qui il collo tu l'hai fatto troppo interno, andrebbe, oddio, aspetta, andrebbe un attimino collegato alla parte posteriore della testa, cioè alla nuca. Quindi se questa è la nuca, andrebbe fatto una cosa, un lavoro del genere. E anche qui andrebbe sceso un pochino più dritto. Ok? Per quanto riguarda il resto, allora, vediamo, vediamo di disegnare. Questo è il torso. Ok? Qui abbiamo, diciamo, i fianchi. Qui c'è l'inguine e poi si va a scendere giù. Ecco, tu hai disegnato invece le gambe troppo lunghe, andrebbero fatte un pochino più corte rispetto a come le hai fatte tu, rispetto alle proporzioni che hai dato tu nella parte alta del disegno. Quindi andrebbero fatte praticamente le ginocchia qui e poi la parte bassa, quindi il polpaccio e piede andrebbero fatti qui. Facciamo anche quell'altro. In questo modo la posa risulta più, il disegno in se stesso risulta più proporzionato. Ok, quindi per il resto, grosso modo, ci siamo. Però ecco, ti consiglio di concentrarti un pochino di più sulla parte bassa del disegno. Quindi vatti a rivedere un attimino l'esercizio sulle proporzioni e soffermati, concentrati sulla parte bassa, per vedere appunto come si crea una proporzione dall'inguine in giù corretta. E passiamo a Valeria Ricci. Valeria, hai fatto un bellissimo disegno, bello, disegnato bene, colorato bene, le ombre stupende, questa alabarda, che cos'è? Tipo una alabarda spaziale, una specie di, è una falce. Questa falce è molto molto ben fatta, molto curata nei particolari, e questo mi piace molto. Anche i capelli, questi capelli lunghissimi. So che questo è uno dei personaggi del tuo romanzo. Quindi, ragazzi, andate a leggere il romanzo di Valeria Ricci, perché sta scrivendo nel suo blog un romanzo a disposizione di tutti, un fantasy, e quindi veramente ne vale la pena andare a dargli un'occhiata. Allora, andiamo a vedere un po' se posso darti qualche consiglio. Più che altro mi concentrerò sul personaggio. Allora, vediamo un po'. Secondo me, nell'insieme ci siamo. Forse, rispetto a tutto il corpo, che comunque è ben strutturato, la testa forse è leggermente più grande di come dovrebbe essere. Forse la testa andrebbe fatta un pochino più piccolina. Ok? Adesso non posso farti vedere come si fa come disegnerei la testa, diciamo faccio una prova, perché chiaramente si confonde tutto rispetto al disegno che hai fatto. Però io l'avrei fatta un pochino più piccolina, una cosa del genere.
L'avrei fatta un pochino più piccolina perché a mio avviso la testa rispetto al resto del corpo è un po' troppo grande. E poi un ultimo consiglio che posso darti è di fare queste, i piedi un pochino più lunghi. Ok? Un pochino più grandi rispetto a come li hai fatti tu. In questo modo si rende proprio, ti dà più stabilità proprio nel disegno stesso, un piede proporzionato. Per il resto il disegno è veramente meraviglioso, complimenti. Passiamo al disegno di Luke Mister 84. Anche te, Luke, hai fatto dei disegni molto carini. Mi piace molto come tu disegni i volti, sono veramente fatti bene. Mi piace davvero tanto sia il personaggio maschile sia quello femminile. Sono veramente curati e mi piace la tecnica che utilizzi per fare appunto questi volti. Vediamo un po' se posso darti dei consigli per quanto riguarda le proporzioni. Guarda, partiamo dal personaggio femminile. Con le proporzioni ci siamo. Avrei fatto anche nel tuo caso i piedi un pochino più larghi, cioè un pochino più grandi rispetto a come li hai fatti tu, perché mi sembrano, così a colpo d'occhio, mi sembrano un pochino piccolini. Adesso con questa penna non riesco ad essere preciso, questo vuole essere solo un consiglio, però io li avrei fatti un pochino più larghi. Per quanto riguarda, vediamo un po', tu gli hai fatto, al maschio gli hai fatto i pinocchietti, il cosiddetto pinocchietto, insomma, perlomeno dalle mie parti si chiama così, cioè questo pantaloncino in bermuda praticamente, e mi confonde un po' il bermuda perché non riesco a capire, bermuda sembra, accorcia sempre un pochettino le gambe, e quindi vediamo un po', allora... Vediamo, per quanto riguarda le cosce ci siamo. Secondo me questa parte più che la parte, diciamo, la seconda metà della gamba andrebbe un pochino più allungata, andrebbe fatta forse in questa maniera. Secondo me, io l'avrei fatta un pochino più allungata. Di poco, però comunque sia qualche centimetro, però per il resto però io l'avrei fatta così. Per il resto ci siamo alla grande, mi piace come hai caratterizzato il personaggio, mi piace il fatto che stai già cominciando a capire come si muove la maglietta, i vari punti di tensione, mi piace molto. Bravo, bravo Liu, che stai andando veramente alla grande anche tu. E concludiamo con il disegno di Ettore. Allora, Ettore, grazie per aver fatto, anche a te ti ringrazio, insomma, per aver fatto questo disegno e per avermelo mandato e anche per averlo colorato, perché a me fa sempre piacere quando poi ci mettete del vostro, no, in più rispetto a quello che io vi dico di fare. Vediamo se posso darti anche a te dei consigli. Allora, per quanto riguarda la testa ci siamo, secondo me è fatta piuttosto bene. Anche la parte alta, diciamo, del torso. Vedi, questo è il torso, ci siamo anche qui, poi va a scendere giù e qui cominciano praticamente i fianchi, ecco uno e ecco due, e forse l'inguine andava fatto un pochino più giù, vedi? Ricordo sempre che l'inguine va fatto un po' più giù rispetto ai fianchi e dopo si parte con le gambe. Queste gambe, a mio avviso, vedi, sono troppo lunghe, quindi andrebbero accorciate un pochettino. Faccio vedere, qui ci sono le ginocchia e poi va avanti con i polpacci, caviglie e piede, così. Stessa cosa da questo lato, piede un po' più avanti rispetto all'altro. Ecco, io avrei fatto una cosa del genere. Quindi forse il consiglio che posso darti, Ettore, è quello di andare a vedere l'esercizio, diciamo la lezione sulle proporzioni, e concentrarti anche tu un pochino di più sulla parte bassa del corpo, cioè le gambe, perché per il resto grosso modo ci siamo. Bene, il video termina qui. Vi ringrazio per averlo guardato fino alla fine, se ci siete riusciti. Se invece siete andati avanti, siete dei sola.
come dico sempre, ma comunque non fa nulla, insomma. Spero che almeno le vostre esercitazioni le abbiate viste, perché appunto i miei consigli servono per migliorarvi ulteriormente. Dal prossimo video, quindi dalla prossima lezione, cominceremo a lavorare sulla caratterizzazione dei personaggi. E sì, perché da qui a 2, massimo 3 mesi dobbiamo tirar fuori i personaggi principali del manga che faremo alla fine dell'anno come saggio finale. Lo faremo insieme attraverso appunto queste esercitazioni. Nella fattispecie parleremo di creatività, quindi dal prossimo esercizio cominceremo una serie di lezioni incentrate sulla creatività, cosa assolutamente essenziale se si vuole insomma entrare in questo magico mondo dei mangaka. Quindi ci sarà da divertirci, adesso cominciamo veramente a fare sul serio. Spero che continuerete a guardare i miei video, a seguire le mie lezioni. Vi chiedo la cortesia di condividere questi video, così mi darete la possibilità di farmi conoscere un pochino di più nel web. E se avete delle domande fatemele tranquillamente, perché io rispondo a tutti i commenti. Per il momento è tutto, ci vediamo al prossimo video. Un bacio a tutti i matti del mondo. Mua!